senza trovare più scuse. La verità mai più nessuna bugia, dovunque ci porterà. Io so che cosa si fa per imparare ad essere se stessi. Devi capire chi sei, devi sapere sempre dove vai e prevedere le tue mosse. Tu come me, in fondo al cuore chiuso troppe porte, credimi tu come me, hai le giornate che sono troppo corte. C'è qualche problema? Per il momento non possiamo riciclare altro denaro. Ascolti, sono molti anni che lavoriamo con questa banca. Il dottor Morandi sa bene perché create delle difficoltà. Lo fate perché Di Domenico vi ha affidato i suoi capitali. Vede, il vero problema è che noi siamo soggetti a dei controlli. Esiste un limite che non possiamo oltrepassare. Questo non piacerà affatto al dottor Morandi. Mi dispiace. Aspetti, mi permette? Ciao. Potresti portare qualche partecipazione personalmente? No, non ho tempo. Sei permessa. Come mai hai tutto quel denaro, ermano? Dato che hai aperto la mia valigetta, ti dirò la verità. Questi sono soldi sporchi che io personalmente mi incarico di riciclare. Ermanno, vuoi dire che noi viviamo con il denaro proveniente dal narcotraffico? Questo significa che i Morandi. Teresa,
È molto meglio che la smetti di giocare alla donna poliziotto. Perché questo non è affatto un gioco. Stanne fuori, è molto meglio. Hai altre domande da farmi? Se presentassimo prima le foto dei modelli più classici e poi quelle dei modelli più eccentrici, più spettacolari, io credo che la collezione ne guadagnerebbe. A me non dispiacciono i contrasti. Credo che sia più divertente mescolare il tutto. Sì, è vero, anch'io lo trovo più divertente, però non bisogna esagerare. Dovrei accettare il parere di due donne. Tu cosa ne pensi? Quando Renata deve prendere una decisione, io preferisco dedicarmi alle faccende domestiche. Volete un caffè? Sì, sì, grazie. Ciao. Ciao. Entra. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Che bello. Noto con gioia che finalmente siete felici. E così finalmente ritorni nella tua Buenos Aires. È un peccato, Micaela, che tu debba lavorare. Potevate fare il viaggio insieme. Sono molto responsabile quando si tratta di lavoro. Beh, ora dobbiamo andare. Ci rimane poco tempo. D'accordo, andiamo. Potessi andarmene anch'io. Chi sei? Io? Sì, tu. Sono venuta qui con Lily Pedemonte. Avvicinati. Mi dici come ti chiami? Mi chiamo Angela Leonardi. Leonardi? Sì. La figlia di Lorenzo? Sì. Mi piace il brano che stava suonando. Perché non continua? Se proprio ci tieni. Per quale motivo ha anticipato la data delle nozze? Non lo so, Lily. Il nonno è imprevedibile, le sue decisioni non si possono discutere. Lei mi sembra una persona gradevole, anche se non abbiamo mai parlato insieme. Che tipo è? Beh, è la figlia di Teresa Fioriti ed è una ragazza piuttosto ambiziosa. Beh, a quanto pare sta per ottenere quello che voleva. Allora, Angela, hai fatto un giro per la casa? Sì. Angela è la figlia di Lorenzo. Io sono molto affezionata a tuo padre. Sì, lo so.